quale arrivederci. Noi le diamo il nostro ben ritrovata a Valeria Scatatta. Ciao a tutti. Ciao, eccola qui, la nostra giovanissima book influencer. Sui social la trovate come La Vetta Sacra Sia. E come ogni mese ci suggerisci un titolo. Sì. Che ti è piaciuto, che ti ha particolarmente colpito. Oggi iniziamo con una frase della grande poetessa russa Marina Ivanova Kretava. Ai miei versi, scritti così presto che nemmeno sapevo d'essere poeta, scaturiti come zampilli di fontana, come scintille dai razzi. Ecco, è proprio questa la frase che Greg dedica a Sha. Ma chi sono Greg e Sha? Bene, sì, avete ragione, dobbiamo fare un passo indietro e quindi scoprire il libro di oggi. Ho parlato di scintille, ricordatevi questa parola perché il libro che andiamo a consigliare oggi si intitola proprio così. Siamo come scintille di Luigi Garlando. Sha ha 16 anni ed è un insta poet. Che cosa vuol dire? Ama scrivere poesie e le pubblica su Instagram. Ha raggiunto un incredibile numero di follower, 2 milioni di follower, ragazzi, ragazzini, giovani, giovanissimi, insomma, che la seguono e si corrispondono, quindi pensano di essere appunto dedicati nei suoi versi, perché quei versi parlano di famiglia, di genitori troppo o troppo poco presenti, parlano di professori troppo severi o troppo dolci, e appunto parlano di amici che non si sono rivelati tali e di amore. Bene, siamo usciti dal Covid, almeno il libro è ambientato così, e così i ragazzi hanno bisogno di normalità, di contatti umani. Un giorno proprio così Sha, insieme al suo gruppo di più fidati collaboratori, decide di lanciare un progetto, un tour per le spiagge che prenderà il nome di Spot, quindi Sha Poet Tour 2022, un reading sulle spiagge dove Sha, come un'antica dea greca, reciterà le sue poesie. E da questo tour verrà poi successivamente fuori un libro. Ma lei scrive poesia, mica libri. Così decidono di chiamare un ghostwriter e la scelta ricade proprio su Greg. Chi è Greg? Greg è un cinquantenne che ha all'attivo un solo romanzo di straordinario successo che ha scritto all'età di 20 anni, Supramore, un miracolo editoriale che non c'è più. Verificato. E quindi, ecco, inizialmente è scettico, però poi ha bisogno di soldi e decide di accettare la proposta di questa ragazza stravagante che lui decide di chiamare la Dantessa. Inizialmente parte e dice: questo non è un lavoro, è una vacanza, prendiamola così. Dice che non potrà mai imparare niente da quella ragazzina tutta Instagram e frasi fatte, ma poi dovrà ricredersi, perché l'umiltà e la generosità di Sha lo faranno pensare. La ragazza, proprio in un'occasione, dirà: io non so di essere una poetessa. E allora Greg le dedicherà appunto la frase della poetessa russa che vi ho detto prima, un libro che a colpi di scena e a colpi di versi vi emozionerà, come spero ha fatto a me, e quindi spero anche voi vi emozionerete in questo turbine di amicizia, un'amicizia anche strana, perché è amicizia di un cinquantenne con una sedicenne, che però vi lascerà senza fiato, perché appunto tra poesie e richiami a tanti autori è un libro fantastico. Tra l'altro so che sicuramente hai qualche citazione per sì, introdurci un io po' sempre. Però intanto, per farti riprendere fiato, volevo sottolineare come questi libri che lei consiglia per i ragazzi, gli adolescenti, in realtà poi quando un libro è bello sempre, per cui possono piacere a tutti di qualunque età. Sì, sì. Non indicatemi la strada, mi basta una mappa che le contenga tutte. La pace è il lavoro dei saggi. La poesia spassa le montagne e doma le tigri. Non c'è nazione libera e indipendente che non debba ringraziare un poeta. La poesia muove le folle, altro che godersela da soli in una stanzetta. La poesia non è l'uncinetto. Poesia deriva dal verbo greco fare, non dal verbo dire o sognare. La poesia fa, costruisce, crea mondi, nazioni. È una cosa concreta, è un martello, non una piuma. Stupendo. E allora lo consigliamo a tutti. Siamo come scintille di Luigi Garlando, edito da Rizzoli. Grazie mille Valeria Scatasta. Allora l'appuntamento è all'anno prossimo. Sì, con è nuovi, vero. Con nuovi consigli di lettura. Seguitela anche sui suoi social, in arte La Vetta Sacra Sia. Ciao a tutti. Il canale 76 della TV è ideale come sottofondo mentre fai le faccende di casa. Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.